romanzo di Gianni D'Andrea, Il bambino venuto dal nulla, il terzo capitolo, La nuova famiglia. La madre è un angelo che ci guarda sempre e che ci insegna ad amare. La prima cosa che Benito ricorda ancora oggi della nuova famiglia è stata... Una mattina i miei nuovi genitori mi portarono dal barbiere per farmi rasare i capelli e la cosa mi lasciò così perplesso, chiedendomi il perché. Perché prima di allora non l'avevo mai fatto, avendo una chioma di capelli di tutto rispetto, ma la mia nuova madre, con tanto amore e dolcezza, mi spiegò che prima di andare a scuola, per una igiene personale, era giusto che tagliassi i capelli, per poi farli ricrescere di nuovo, in modo che si sarebbero anche irrobustiti. Nonostante la sua nuova mamma gli avesse spiegato il perché dovesse tagliare i capelli, era così incuriosito che chiese a suo cugino Maurizio di quel comportamento. E lui, sempre con modi garbati, gli spiegò che i capelli venivano tagliati per non avere il problema con degli animaletti chiamati pidocchi. I nuovi genitori, dopo avergli tagliato i capelli cortissimi, lo portarono in un negozio comprandogli tante cose belle. Camicie e giacche con cravattini stupendi, facendolo sentire un principino, insomma. Benito, che veniva da una famiglia numerosa e molto povera, senza aver mai avuto tutte quelle attenzioni, il nuovo lo rendeva felice, perché non aveva mai visto tante cose belle tutte per sé. Poi, dopo essere passati dal negozio di abbigliamento nel vestirlo di tutto punto, lo portarono in un negozio di giocattoli. In quel negozio Benito fu attratto subito dalle macchinine della Burago, quasi un amore a prima vista. I nuovi genitori, vedendolo attratto da quelle macchinine, per renderlo felice, gliene comprarono 10. Io, che ero abituato a giocare con le mollette che si usano per appendere i panni per farli asciugare, avere quelle macchinine in mano che non avevo mai viste prima, mi sembrava tutto irreale, rendendomi un bambino felice. Ero diventato rapidamente quel bambino venuto dal nulla e dal buio assoluto, passando alla luce e in brevissimo tempo. E fu così che i nuovi genitori per Benito diventarono straordinari, perché bastava un suo sguardo e loro capivano subito cosa volesse o cosa desiderasse.